Bentrovata Erpinia, ben ritrovati ai telespettatori di Telenostra. Si avvicina l'11 di giugno, 13 comuni in Irpinia chiamati al voto per il rinnovo degli organismi comunali, 13 nuovi sindaci di questa terra, di questi comuni, piccoli o grandi che siano, di medie dimensioni o piccolissime, sono i comuni di Irpinia e a loro dedichiamo attenzione negli appuntamenti di un sindaco per facendo parlare gli aspiranti alla carica di primo cittadino, conoscerli per votarli o meno, in qualche caso abbiamo detto, cercando però di far venire fuori qual è la proposta che portano in dote in questa campagna elettorale, chiedendo la fiducia dei cittadini e dunque degli elettori. Voglio subito passare a salutare, a ringraziare per aver accettato l'invito ad essere qui nei nostri studi per il confronto i rappresentanti delle due liste in campo a Prata Principato Ultra per il voto dell'11 giugno. Saluto e ringrazio per essere qui con noi Lino Barbati, lista Scegliamo Prata, ben trovato e ben trovato a Bruno Petruzziello, Buonasera. Uniti per Prata Futura. Ad entrambi il benvenuto qui a Telenostra. I pratesi vi conoscono naturalmente, conoscono la vostra storia, ma il pubblico televisivo, della provincia è diverso e allora per questo, come sempre, chiedo in apertura di questi confronti, di questi faccia a faccia, di, presentarvi, aiutarci a presentare le vostre figure. Chi è, Lino Barbati, qual è la sua esperienza e poi naturalmente andremo nel cuore, nel vivo dei programmi. Ma intanto chi è Lino Barbati e chi è Bruno Petruzziello? Lino Barbati. Lino Barbati è un medico, un oculista che lavora presso la città ospedaliera di Avellino e se vogliamo al momento può essere considerato un aspirante sindaco, un candidato sindaco che non viene fuori dalla politica attiva, nel senso che pure essendo stato mosso in passato da una forte passione politica, io vengo dalla cultura del popolarismo di Don Luigi Sturzo, voglio dire, però poi da oltre 10 anni, un po' di più per la verità, di 10 anni, forse 15, ma non ricordo bene, sono praticamente, diciamo, fuori da quella che è la politica attiva. Ho coltivato sempre la mia professione al meglio, sperando di dare il meglio di me stesso a tutti coloro che ne avessero bisogno, e visto il momento del bisogno, visto il momento della necessità di partecipare, vista la volontà di tanti amici che l'hanno voluto, ho deciso di impegnarmi per il mio paese, non con l'aspirazione di fare il politico, ma con l'aspirazione di dare una mano per come meglio posso per risollevare le sorti delle nostre comunità. Chi è Bruno Petruzziello alla guida di Uniti per Prata Futura? Bruno Petruzziello, coniugato, due figli, come attività lavorativa sono un cardiologo ospedaliero. Svolgo la mia attività presso l'ospedale Fate Bene Fratelli di Benevento, in particolare presso l'unità operativa di emodinamica di cui sono responsabile da anni. Prescindendo dall'attività lavorativa che ho svolto per anni e svolgo ancora adesso sul territorio, non sono un politico, anche se non sono, mi ritengo un cittadino prestato alla politica, non sono alla prima esperienza, elettorale, questa è la seconda. E questa seconda esperienza è la naturale evoluzione di una scelta che è maturata 5 anni fa. 5 anni fa, sottoscritto come tanti altri cittadini pratesi, abbiamo riscontrato che si stava sviluppando, si stava instaurando nel nostro paese un vero e proprio sistema di potere che più che identificato nell'amministrazione comunale, che più che tutelare gli interessi collettivi, in effetti era a tutela e a vantaggio di interessi particolari e agiva in assenza di chiarezza e di trasparenza. Stiamo già entrando nel programma, insomma, un giudizio sull'amministrazione Precedente, uscente, sull'amministrazione precedente. Prima precedente, di arriviamoci per gradi, però, e mi perdoni se certo. la Prego. interrompo, però è troppo forte, la possibilità che mi date, perché abbiamo due medici, due professionalità, che nel loro campo, hanno competenza, hanno fama. Non l'ho fatta questa domanda ad altri per non, come dire, imbarazzarli, ma trattandosi di due medici, si può fare il sindaco e il medico? Lo chiedo ad entrambi subito, così ci togliamo questo dente. Rispondo prima io. Come volete. Beh, diciamo che è possibile, bisogna ottimizzare sicuramente i tempi e le attività. Però
Io ritengo che sia possibile, anche perché poi in effetti non è che sia tanto necessaria la costante presenza, perché la presenza non deve essere soltanto fisica, deve essere una presenza che si deve avvertire quando si tratta di assumere delle decisioni, di orientare certe scelte. Noi abbiamo avuto un sindaco precedente molto presente, soprattutto in piazza, ma i risultati li abbiamo visti. Io credo che si possa fare, io penso che lo sia altrettanto anche per il mio antagonista. È chiaro, si tratta di soltanto esclusivamente di ottimizzare quelli che sono i tempi. Lino Barbati, stessa domanda. Sarò più breve e dirò che si può fare senz'altro solo se insieme al sindaco c'è una squadra disposta ad impegnarsi, c'è una squadra forte, e non mi riferisco soltanto ai consiglieri comunali futuri, ma anche praticamente a quella che è il coinvolgimento della cittadinanza attiva per quanto possibile. Solo in questo modo si può fare. Da eleggere 10 consiglieri, 7 saranno di maggioranza, 3 di minoranza, e arriviamo allora al giudizio. Chiedo sempre ad entrambi la sintesi così da poter andare avanti ed affrontare più temi. Petruzziello già aveva in qualche modo lanciato dei messaggi anche nella presentazione. Allora, il giudizio sull'amministrazione uscente, ricordiamo, Prata viene fuori da un'esperienza guidata da Gaetano Tenneriello, poi c'è stato il commissariamento dell'ente in questa ultima fase, con problemi anche di natura economica, il dissesto finanziario a cui ha messo mano il prefetto nominando poi dei commissari ad hoc. Allora, Petruzziello, il giudizio. Beh, diciamo che il default parla da solo. Io ritengo che il fallimento di un ente, oltre che riconoscere cause e meccanismi, riconosce anche delle responsabilità. Soprattutto un ente che è stato amministrato negli ultimi 10 anni senza soluzione di continuità da Gaetano Tenneriello e dei suoi collaboratori. Quindi io direi che oltre le responsabilità giudiziarie a noi francamente non interessano, eventualmente sono di competenza magari della magistratura, ma le responsabilità che ci interessano invece sono quelle politico-amministrative. Ed è su queste che noi vorremmo, abbiamo focalizzato l'attenzione, individuando queste responsabilità molto precise e molto gravi nella precedente amministrazione. Il giudizio sull'amministrazione uscente da parte di Lino Barbati, scegliamo Prata. Non si può negare certamente che Prata sia arrivata al dissesto, ma le ragioni e i motivi per cui vi è arrivata io penso siano molteplici, non è che si possa ridurre soltanto la cosa a una cattiva gestione della precedente amministrazione. Almeno per quello che mi riguarda ho sentito le ragioni degli uni e degli altri, e per quello che mi riguarda so che praticamente alcune problematiche venivano da lontano, tant'è che la definizione di dissesto, voglio dire, è stata definita come strutturale. Ma detto questo, io sono qui per partire da quello che c'è, non è che abbia un interesse particolare a verificare, visto che ci stanno organismi preposti a farlo, come andate e per quale motivo si è raggiunti a questo. Ne basta una, voglio dire, non è che lo scopriamo adesso, ma sappiamo bene che per esempio i trasferimenti dei fondi dallo Stato si sono ridotti di oltre il 50%, quindi le difficoltà sono abbastanza evidenti. C'è una, mi consenta di chiederle, una continuità con la precedente amministrazione, nel senso che con Petruzziello capiamo che c'è una discontinuità, con Barbati c'è una continuità rispetto alla squadra amministrativa uscente? Se per continuità si intende che praticamente l'invito, la volontà di vedermi impegnato in questa nuova avventura viene da quello che è stato anche l'elettorato, se vogliamo, dell'amministrazione uscente, certamente sì, anche perché è un po' difficile starne fuori, nel senso che praticamente le percentuali furono bulgare, quindi diciamo incamminarsi per una strada pensando a cose completamente nuove mi sembra un poco difficile, fermo restando che ho la mia autonomia, l'ho sempre avuta, e grazie a Dio mi assumo le responsabilità di quello che faccio sempre in prima persona. Vi chiedo anche, giusto per completezza e per chiarezza, le liste in campo sono 2 liste civiche. Per evitare che poi il giorno dopo ci sia qualche partito che metta il cappello sulla eventuale vittoria dell'uno o dell'altro, vi chiedo prima, insomma, prima dell'esito del voto, sono liste civiche o sono liste di partito? Petruzziello e Barbati. Senza dubbio la mia è una lista civica,
È una protesta civica anche perché nell'ambito delle piccole comunità la militanza in questo o quel partito cede il passo a quelli che sono i rapporti interpersonali, intra ed interfamiliari. Quindi organizzare una lista di partito risulta molto difficile perché ovviamente la lista di partito poi va a scontrarsi con quelli che sono i rapporti tra i vari concittadini. Quindi direi che la lista civica, ovviamente, se fondata su programmi, su progetti ben precisi e ampiamente condivisi, ovviamente anche facendo riferimento a quelli che sono i canali politici, può funzionare e ha funzionato in passato egregiamente. Barbati. È una lista senz'altro civica, per i motivi che poc'anzi ha detto Bruno, e oltre questo io ci aggiungerei di mio che, voglio dire, la rappresentanza dei partiti, le appartenenze, è già da un po' di tempo che, voglio dire, non hanno più quella pregnanza e quel significato che avevano una volta, quindi sicuramente civica, ma con obiettivi e programmi che sono stati ampiamente condivisi. Due medici che devono rianimare in qualche modo comunque un paese e con una difficoltà oggettiva che riscontriamo in tutti i comuni, quella delle casse che hanno delle difficoltà o per gestione o per i mancati trasferimenti. Ecco, allora io chiedo ad entrambi dove trovate le risorse per poter amministrare per i prossimi 5 anni e per non svolgere il lavoro che adesso sta svolgendo attualmente un commissario. Petruzzillo. Simone, senti, innanzitutto vorrei fare una precisazione su quello che, su ciò che è stato riferito dal mio antagonista. Sappiamo tutti che la sua lista è una prosecuzione dell'amministrazione precedente, visti i componenti, e non è nemmeno detto che non ci siano rapporti politici, in quanto in quella lista c'è una segretaria di partito che secondo me l'ha scritto in fronte, insomma, il partito di appartenenza. Detto questo, quindi, mi pare doveroso, l'avrei fatto anch'io al suo posto, mi arrampicherei sugli specchi per cercare da un lato di tracciare una discontinuità e dall'altro però non disperdere quel mucchio di voti che probabilmente gli verranno dal fatto stesso che ha inserito nella sua lista direttamente precedenti consiglieri comunali di maggioranza o loro eredi. C'è la figlia dell'ex sindaco, c'è il cugino di un ex vice sindaco, il nipote di un altro ex vice sindaco più due rappresentanti di partito. Con tutto il rispetto per i giovani che sono stati inseriti, che conosco, bravi ragazzi, io direi che la sua lista è una diretta prosecuzione, quindi è per me... Poi faccio Barbati, rispondere Barbati. Sì, sui soldi invece sui dove soldi, trova beh, i soldi per... Diciamo, allora, si è parlato in effetti di responsabilità che vengono da lontano, io ritengo che non sia così, perché i trasferimenti ereditari, solo per inciso, si sono ridotti, però lo Stato ha concesso ai comuni di avere una maggiore autonomia impositiva, tant'è vero se si fa vedere il titolo primo e il titolo secondo dei bilanci, il primo ovviamente è aumentato, il secondo si è ridotto, quindi non c'è questo squilibrio, non è stato creato. Per quanto riguarda le risorse, il deficit strutturale di cui si parla si aggira attualmente tra i 220 e i 250 mila euro, ma diciamo che è un deficit strutturale che riconosce delle cause che sono facilmente correggibili. Basta andare a vedere la relazione del revisore dei conti allegata alla deliberazione del dissesto, lui elenca praticamente tutte le inadempienze della precedente amministrazione, basta seguire quelle indicazioni che noi il deficit lo possiamo colmare. Il revisore dei conti parlava di una modesta capacità stabilizzata di riscossione tributaria, quindi che se un'amministrazione non riscuote i tributi che sono alla base della sopravvivenza dei comuni, è chiaro, ora con la fase commissariale i tributi, le aliquote saranno tutte aumentate. Esatto, no? Sono aumentate, quindi, ai da massimi, questo punto ai di massimi vista livelli. Che se però c'è un'evasione che è fisiologica e non in è, tutti non i comuni è, non è un'evasione fisiologica, non l'è mai stata. E i soldi dove li recupera Petruzzillo? Allora, i soldi vanno recuperati innanzitutto mediante un'ottimizzazione delle risorse. Noi parliamo di spending review, insomma, di quello che si tratta. Per esempio, possiamo parlare della Tari. La Tari ci costa almeno 50-60 mila euro in più perché non ci sono stati mai controlli sulla raccolta dei rifiuti. Io ho raccolto le lamentele della periferia del paese e mi dicono che praticamente là il camioncino per la raccolta differenziata non passa. Per cui cosa succede? Che passa il camioncino del comune, questo l'ha fatto per anni, che la differenziata la prende e la mette insieme. Noi paghiamo praticamente per un servizio che non esiste, non è mai esistito in determinate zone del paese. Quindi basta in effetti da un lato potenziare e controllare la raccolta differenziata, basterebbe allestire un'isola ecologica, noi già potremmo fare dei tagli
ottimizzando le prestazioni. Recupereremo 50-60 mila euro solo con questa iniziativa. Ma sto parlando anche di altre misure così elementari. Basta pensare alla manutenzione degli spazi pubblici che ci è costata oltre 20 mila euro in passato. E qui, direi che ci sono delle particolarità che vorrei sottolineare. Il capitolato d'appalto parlava di 12.000 euro, 11.000 euro, poi alla chiusura dell'esercizio finanziario ci siamo trovati quasi sempre con un importo superiore ai 20.000 euro. Quindi là o il capitolato è stato sbagliato oppure c'è qualcosa che non quadra. E la manutenzione degli spazi pubblici si può ottenere attraverso una sorta di joint venture pubblico-privato. Io ho contattato titolari di esercizi commerciali, di pub, i quali sarebbero disponibilissimi a tutelare e a fare la manutenzione in cambio di utilizzare, dell'utilizzo di spazi per le loro attività, ma anche associazioni di volontariato, parlo della Misericordia. Quindi noi potremmo, con iniziative del genere, il Palazzo Baronale, che in effetti ha, è stato ristrutturato con una spesa superiore a 1.600.000 euro, che adesso è chiuso, quindi non c'è stata alcuna programmazione. Noi siamo disponibili, siamo d'accordo di trasferire addirittura in quello che è un fabbricato che è espressione della storia del, del nostro paese, addirittura la residenza dell'amministrazione comunale, eliminando ovviamente delle barriere architettoniche che ci sono, ma per creare un indotto e fare in modo che lì si avviino altri tipi di attività e in modo anche di rivitalizzare il centro storico. Ci sono innumerevoli misure che si possono adottare. Il PUC, mi scusi. Le do 10 secondi ancora, poi ci ritorniamo sugli argomenti. Il PUC è un altro esempio di come si disamministra un paese. Un piano urbanistico comunale è lo strumento che ti permette di adottare quelle misure atte allo sviluppo di una comunità. E il PUC giace, è stato bocciato dagli enti sovracomunali, tipo assessorato alla sovrintendenza ai beni culturali e della stessa ASI, per cui noi dovremmo rimetterci mano e penso che il PUC sia uno strumento che bisognerà assolutamente approvare per poter ripartire. Chiari i punti programmatici, alcuni dei punti espressi da Pietruzzillo e anche le risorse dove si trovano. Stessa domanda per Barbati, insomma, andare ad amministrare dovendo recuperare un gap economico, cosa prevede il suo programma? Il mio programma prevede misure immediate e future, nel senso che nell'immediato è obiettivo che praticamente riportare il tasso di evasione fiscale in termini fisiologici sia il primo obiettivo da perseguire, e poi mettere a reddito tutti ciò che sono i beni comunali è un altro dei nostri obiettivi. Il mio antagonista, come mi definisce lui, parlava del Palazzo Baronale e di quant'altro. È chiaro che obiettivamente non si può non pensare di mettere appunto a reddito questi beni, che non sono per la verità, i soli, però mi tocca anche fare un passaggio rispetto a quello che ho sentito prima. Io lo voglio fare in termini diversi, però io voglio dire che se iniziamo a parlare dei figli e dei nipoti, iniziamo a parlare dei giovani come fossero, voglio dire, non autonomi o dipendenti, io invece ho altra stima dei giovani, anzi inviterei sia i giovani che hanno voluto scegliere di partecipare con me, sia quelli che hanno voluto scegliere di partecipare con l'altra lista, di evitare per il futuro stupide contrapposizioni solo per il fatto di essere su posizioni diverse, ma cercare dopo un attento confronto quelli che possono essere i motivi di sintesi e cercare di dare insieme un contributo al nostro paese. Per quello che riguarda il resto, certamente fra le varie misure non si può disconoscere che bisogna cercare, per tutti i contratti che sono in scadenza, di cercare di avere la contrattazione più vantaggiosa a carico dell'ente. Si può pensare in futuro a cambiare quella che è l'illuminazione pubblica facendo degli impianti a LED che sappiamo dare un risparmio consistente da mettere a bilancio. Però rispetto a questo voglio dire anche un'altra cosa. Io non posso parlare con la proprietà dei fatti, nel senso che praticamente non ho né amministrato né sono stato a capo dell'opposizione, quindi come di prassi ben informato su ciò che è successo. Però una cosa la posso dire e dobbiamo cercare di dirla con chiarezza. Noi molto probabilmente ci troveremo, da quel poco che sono riuscito a sapere informandomi presso il comune dove mi sono recato in questi giorni per sbrigare altre cose, che noi molto probabilmente ci troveremo
a dover affrontare e a dover confrontarci con quelle che saranno le obiezioni fatte, le osservazioni fatte dal Ministero dell'Interno, al quale sarà mandato, mi dicono, per gli inizi di giugno, l'ipotesi di previsione di bilancio. Quindi, voglio dire, alla fine... Il sindaco, chiunque esso sarà, avrà i conti, avrà delle almeno brutte per il primo anno, pelare, bloccati, questo sta dicendo. Sicuramente. Questa è, sarà la situazione. Io vi chiedo di andare avanti con risposte brevi. Intanto vi sottopongo questa domanda. C'è stato un confronto prima del confronto dedicato a Prato La Serra. Entrambi i candidati a sindaco, a precisa domanda: ha ancora senso fare un'elezione comunale per un singolo comune o dobbiamo andare ad elezioni con modifiche normative o con referendum per tentare di sfatare anche un tabù, perché fino a qualche anno fa guai a parlarne anche di una ipotesi di fusione. È possibile unire Prato La Serra e Prata? E questa è la domanda. Vi dico anche che i candidati a sindaco Alfiero e Galdo hanno entrambi risposto di sì. Petruzziello. Beh, diciamo è una domanda da $1 milioni. Mettiamolo da questo punto di vista. Se si vuole parlare di una unione di tipo diciamo amministrativo, tipo spending intercomunale, beh, io sono perfettamente d'accordo. Unione dei servizi, diciamo. Unione dei servizi. Per quanto riguarda invece l'unione politica, io ritengo che essa sia sottesa da quelle che sono quelle che è la storia, le tradizioni, la cultura di ogni campanile. L'Italia intera ha una storia in questo senso. Io non sarei in linea di massimo contrario, però... Hanno pure aggiunto, chiedo scusa, a noi non converrebbe, hanno detto, per onor di cronaca, facendo riferimento ai conti, però dicevano di sì. No, per quanto riguarda la convenienza o meno, io ritengo, perché Prata abbia tutte le possibilità di riprendersi e di rimettersi in marcia, in questo sono molto fiducioso, ne sono convinto, quindi... Non so se conviene più a loro o più a noi, ne riparleremo fra 5-6 anni se noi diciamo a campagna elettorale, penso gli converrà. Il discorso è diverso, il discorso risiede nel fatto di chiedere un po' ai cittadini prima di tutto cosa ne pensino, se loro sono d'accordo, perché no. Io personalmente ho molte riserve. Barbati. Riserve che nutro anch'io, per la verità. Se parliamo di integrazione, se parliamo di condivisione dei servizi, se parliamo di tutto ciò che può essere adottato per un risparmio sulla spesa, perché si sa, voglio dire, avere servizi dedicati e averli al servizio di più comunità significa comunque avere un risparmio sulla spesa, questo senz'altro, anche perché con tutti i comuni limitrofi bisogna che ci siano rapporti di buon vicinato, soprattutto per intraprendere iniziative comuni, anche perché da un punto di vista strettamente geografico, se vogliamo, ma anche socioculturale, diciamo che le nostre attitudini, le nostre abitudini sono sicuramente le stesse, e quindi sfruttarle insieme con peculiarità per ognuno dei paesi che ne ha sicuramente qualcuna di suo, penso alle miniere di Tufo, a Tufo appunto, penso al nostro centro storico, benché al momento sia soltanto il Palazzo Baronale. Il punto è che la legge invita ma non obbliga attualmente i comuni ad unire anche i servizi, e quindi gli egoismi difficilmente si superano, e quindi non mi riferisco a Prata e a Prato La Serra. In generale queste iniziative fanno flop. Se mi permette però vorrei dire una cosa. La legge non obbliga, ma noi sappiamo benissimo come i vari governi diciamo fanno proposte a seconda della situazione economica. Noi dobbiamo fare invece una scelta che è definitiva, quindi se noi non fossimo nella situazione economica in cui ci troviamo qui in Italia in generale, non penso che questa proposta sarebbe stata avanzata. Prata si è caratterizzata in questi anni anche per l'accoglienza migranti, anche qui chiedo ad entrambi, Petruzziello favorevole in che termini, Barbati favorevole in che termini? Ma io penso che il popolo italiano come cittadini pretesi vivono anche all'insegna della solidarietà. Certo che ovviamente bisogna anche prendere in considerazione il fatto che noi viviamo in una situazione di dissesto finanziario, per cui un'eccessiva accoglienza porrebbe, diciamo, dei seri problemi
di ordine pubblico o di organizzazione, indipendentemente in effetti dall'accogliere o meno i migranti. Quindi un numero eccessivo noi non riusciremo ad assorbirlo e creeremo problemi sia alla cittadinanza che ai migranti. Ma se mi permette vorrei fare una precisazione a proposito dei migranti. Vorrei inviare al sindaco De Neriello i complimenti da parte del vicario prefettizio, il quale durante un colloquio ufficioso che avvimmo tempo fa si complimentò per la stretta grande collaborazione offerta dal Comune di Prata per l'accoglienza dei migranti. Questo è il messaggio. Barbati. Ma fermo restando che l'ufficioso conta poco, voglio dire. Ma detto questo, rispetto ai migranti, direi che è un tema che possiamo definire tranquillamente epocale, voglio dire. E siccome non mi sembra un fatto da considerare solo emergenziale, ma un fenomeno appunto con cui dovremo imparare a convivere, e quindi fermo restando per quello che mi riguarda, ma ritengo anche per la comunità dove vivo, che siamo sicuramente un popolo accogliente, siamo sicuramente un popolo che vuole favorire l'integrazione, un attimo solo. Ma proprio a questo proposito dico che valutare per bene come inserire, soprattutto perché voglio dire, nel numero, il numero è importante anche per un'altra cosa. Se c'è un'equa distribuzione in tutti quelli che sono i paesi della provincia, bene, ammassare più persone, avere più persone all'interno di un'unica comunità potrebbe creare problemi, perché altra cosa è inserire in un tessuto sociale, in un contesto aperto, un numero tale chiaro che possa messaggio, essere... ci sono dei limiti previsti anche con l'Europa che vanno rispettati. Dobbiamo andare rapidi perché il tempo sta scorrendo e tra poco poi dovremo chiudere, ma il confronto è bello perché emergono le posizioni distinte, a volte distanti, ma aiutano anche, io immagino, i cittadini a farsi un'opinione. Un luogo simbolo o un luogo di Prata al quale siete legati da un ricordo, da una progettualità amministrativa, da un'esperienza, per entrambi un flash. Petruzziello, Barbati, il luogo di Prata al quale lei è più legato o particolarmente legato? Prata, ci sono nato, ci sono vissuto, quindi sono molto... Scelga un luogo. Direi la Basilica dell'Annunziata, l'Arcibasilica. Barbati, scelga un luogo. Ma sono legato a tante cose, ma che dire, chiaramente la Basilica dell'Annunziata è sicuramente il nostro fiore all'occhiello. È quella che unisce. Ma direi pure i vicoli di Prata, pure i campetti di calcio dove sono andato a giocare a pallone da bambino. Sono legato a tutto del mio paese. Allora, io pesco da questa urna delle domandine a sorpresa, buonarie, non me ne vogliano i candidati. Vediamo se farà ad entrambi. Chi sarà il candidato al Consiglio Comunale più votato? Petruzziello. Il più votato consigliere? Non ne ho la benché minima idea, non lo so. Si dice che i candidati corrono per il sindaco e il sindaco corre per tutti, però i miei candidati hanno... Nessun pronostico. Barbati, no. Il consigliere più votato? Assolutamente non ne voglio fare, no. Il sindaco più votato? Quello sì. Non c'è problema. Quello sì. C'è un buon motivo per non candidarsi a sindaco, Barbati? Non in questo momento. Non in questo momento, nel senso che ritengo che quando c'è necessità, quando c'è il momento del bisogno, i motivi per non candidarsi devono essere, e ci sono, devono essere messi da parte, voglio dire, bisogna dare il contributo che si può dare. Petruzziello, ci sono buoni motivi per non candidarsi? Ce ne sono molti, moltissimi. Chi glielo fa io fare? Direi, allora? Esatto, è la domanda che molti mi hanno rivolto, però è chiaramente se uno fa una scelta deve portarla fino in fondo. Se la scelta è stata fatta 5 anni fa di fronte a quella situazione, ancora di più questa sfida mi attira e mi stimola ancora di più. Un pregio e un difetto del suo avversario, e questa la devo fare ad entrambi. Un pregio e un difetto. Un pregio che è un uomo rigoroso, sicuramente onesto, è un professionista encomiabile da questo punto di vista. Il difetto è quello che non vuole tenere in considerazione quelle che sono le ragioni della democrazia. A volte si decide di continuare l'esperienza anche sulla scorta di qualcosa che si è fatto o di risultati che si sono ottenuti. Questo invece per Bruno non viene mai messo in discussione. Pregi e difetti del suo avversario? I pregi moltissimi. Siamo stati, lo siamo ancora adesso, amici, quindi ci conosciamo da quando siamo nati. Abbiamo frequentato l'università insieme, quindi poi le strade si sono divise. Ricordo un Lino Barbati che è molto gioviale,
Direi che attualmente ha una tendenza a trasformare, più che il confronto di idee, a trasformare in un confronto tra persone. Lui non giudica, non esprime giudizi sulle opinioni, ma esprime giudizi sulle persone, cosa che io non sono abituato a fare. Per quanto riguarda poi l'antidemocraticità che mi si attribuisce, la scelta della mia candidatura deriva dal consenso di un movimento molto, molto, molto ampio, per cui non credo. Se poi in effetti, non so, un'eventuale altra candidatura non è stata accettata, questa sicuramente non è stata una mia e non è una mia responsabilità. Allora, fate pure gli scongiuri in caso di sconfitta. Resterà consigliere d'opposizione? Chiedo ad entrambi. Prima io. Io penso di avere testimoniato, di essere la testimonianza che quando si perde bisogna accettare la sconfitta e svolgere quello che è il ruolo di opposizione. Io l'ho dimostrato, ho subito una secca sconfitta 5 anni fa, non mi sono demoralizzato e insieme al mio gruppo abbiamo portato avanti un'attività di opposizione coerente, penso una buona, ottima opposizione, tant'è infatti che diciamo che il movimento si è arricchito di nuova linfa, di nuove forze, e adesso è un movimento molto, molto più ampio. Direi che questo è una testimonianza. Chiaro il messaggio. Barbati. Certamente sì, con tutte le mie capacità, anche se devo dire, perché mi preme dirlo, che sia nell'uno che nell'altro caso, voglio dire, questa sarà la mia prima e ultima esperienza, perché io ritengo che questo è il momento del bisogno. Ma per quanti mandati si candida, Barbati? Mi candido solo per questo mandato. Il mio punto di riferimento, non politico, ma dell'uomo, della persona che si è spesa e che ha dato... È come quando si fa una corsa, voglio dire. Bisogna dare il massimo nel momento in cui si corre, poi bisogna Petruzziello, passare il testimone ad altri. Di quanti mandati c'è bisogno per portare a termine un programma? Mettiamola così. Io ritengo almeno due. Almeno due, soprattutto nel nostro comune. Bisogna prima di tutto equilibrare il bilancio, poi ovviamente riportare al di fuori delle secche in cui hanno portato il nostro comune. Diciamo che 5 anni dovrebbe essere il periodo sufficiente, negli altri 5 poi ci si può programmare. Sul consigliere non mi avete risposto, sulla candidata al consiglio, donna più votata, chi mi dite, chi sarà? Noi ne abbiamo due, auguro a tutte e due di avere un mucchio, una montagna di voti ovviamente. Barbati, quanti voti conta di prendere, me lo dice? Ne abbiamo due lo stesso, è la stessa domanda. No, quanti voti lei conta di prendere? Non lo so, uno in più di Bruno. Le basterebbe naturalmente. Petruzziello, sociale. Posso dire, sognare non costa. Sociale, sicurezza, lavoro. Metta in ordine di priorità questi punti programmatici. Sociale, sicurezza, lavoro. Sociale perché c'è una situazione di disagio estrema, avvertita da tutti, e che ovviamente si riflette anche sul livello occupazionale, sulla sicurezza. Quindi direi che il sociale è tutto. Barbati? Sociale, sicurezza, lavoro? E sono cose praticamente che tra loro sono interdipendenti, voglio dire, perché molto spesso il sociale è un po', diciamo, ridotto male perché non c'è il lavoro. Un sindaco può dare posti di lavoro, le chiedo? Un sindaco non può dare posti di lavoro a meno che non crei le infrastrutture per poter permettere ai suoi concittadini di avere lavoro, insomma, non può dare... Petruzziello, da chi sarà composta la sua giunta? Attualmente non c'è un'indicazione precisa. Diciamo che sarà composta tenendo conto che di quelli che sono gli orientamenti, le capacità e le competenze dei candidati. Quindi io posso dire di avere nella mia lista delle professionalità di dubbio valore, per cui veramente posso dire che ho l'imbarazzo della scelta. Stessa domanda per Barbati. È la stessa cosa anche per me, devo dire che tutti... Aspettate l'esito del voto, entrambi. Non è che aspettiamo l'esito del voto, per quello che mi riguarda, voglio dire, tutti coloro che si sono candidati l'hanno fatto con spirito di servizio, senza mettere in campo alcuna pretesa, quindi avremo tutta la tranquillità per decidere. Chi non la voterà, Barbati? Chi non la voterà, secondo lei? Tante persone non mi voteranno, come è giusto che sia in democrazia, voglio dire, ci mancherebbe. Chi non la voterà, Petruzziello? Penso all'amministrazione precedente, però il resto del paese è dalla mia parte. Ecco, questa ho già chiesto, ma la faccio. Quante ore della giornata dedicherà all'impegno da sindaco? Per quello che mi riguarda, noi siamo dipendenti pubblici e abbiamo, voglio dire, abbiamo delle possibilità che sono ben definite per quanto riguarda la presenza. Poi, per quello che posso dire...
tutto quello che sarà il mio tempo al di fuori del lavoro che necessariamente devo seguire sarà per i prossimi 5 anni, e perciò ci tengo a dire prima il fatto dei 5 anni, perché poi i discorsi si possono anche continuare anche andando oltre se stessi, insomma, voglio dire, soprattutto se c'è una classe dirigente che cresce, non necessariamente deve essere la stessa persona a rappresentare, ma tutto il tempo che sarà necessario, anche la notte. Petruzzello? Beh, la giornata è fatta di 24 ore, quindi dedicare una parte all'azione amministrativa comporta dei sacrifici, e quello in effetti il dubbio è diciamo, il dilemma che uno si pone prima di accettare una candidatura. Io penso che probabilmente, spero di no, saranno sacrificati la famiglia, gli amici, i figli. Il candidato che ruberesti, tra virgolette, alla lista avversaria, ed era l'ultima domanda, c'è un candidato che prenderebbe dalla lista avversaria, Petruzzelli? Ma parlando di persone, li prenderei tutti, a dire la verità. Non ho nulla contro i candidati della lista di Lino Barbati, assolutamente. Rifacendomi a un argomento trattato prima, quello che, su cui volevo porre l'attenzione è il significato di certe candidature, non certamente criticare i candidati, sulla cui legittimità di quelle candidature, su quello io non ho alcun dubbio. Insomma. Barbati prenderebbe qualche candidato? Sono d'accordo con lui, probabilmente li prenderei tutti anch'io, voglio dire, però le idee camminano sulle gambe della gente, quindi praticamente obiettare, argomentare sul fatto che si parla di ciò che rappresentano e non di ciò che sono mi sembra un poco pretestuoso. Voglio chiedere ad entrambi, poiché medici, c'è come dire, un tema che forse abbiamo affrontato poco e il tempo purtroppo è tiranno, siamo in chiusura, e il tema è quello dell'ambiente. In passato delle spie, dei campanelli d'allarme rispetto ad un presunto nesso tumore ambiente che riguarda l'intera Valle del Sabato e dunque anche Prata. Vi chiedo su questo tema come la pensate, se nel vostro operato da futuri sindaci c'è spazio per questo tema, dicendo pure che in queste ore il governatore della Campania De Luca ha ribadito la Campania è monitorata come anzi più di altre regioni Campania, di altre regioni d'Italia, il dato dei tumori è in linea con il dato nazionale. Come la pensa Bruno Petruzzelli? Beh, stabilire un nesso causale tra un inquinamento ambientale e l'ineuclesia è una cosa estremamente difficile. Dobbiamo parlare di inquinamento atmosferico, di inquinamento delle acque, di inquinamento del suolo. E non sempre si può riscontrare un rapporto diretto tra causa ed effetto, anche per tenendo conto del fatto che l'insorgenza di una neoplasia ovviamente segue anche di anni l'esposizione all'agente cancerogeno. Io direi che anche l'istituzione di un registro dei tumori richiederà sicuramente molti e molti anni, e anche i sistemi poi di rilevazione, di valutazione ambientale, diciamo, questi sono molto costosi e non sempre in linea con quelli che sono gli standard richiesti. Io ritengo la questione della Valle del Sabato comunque in effetti venga presa con molta molta cautela. Io non ritengo che ci siano dei dati certi scientificamente dimostrati, perché in effetti di ricerche scientifiche mi sono occupato e mi occupo tuttora. Direi che quindi c'è un orientamento nel senso di considerare la Valle del Sabato come adesso come una sorgente di inquinamento. Io penso che fino adesso il nostro paese è stato guidato da un'amministrazione che è stata un poco distaccata, ha privilegiato piuttosto i livelli occupazionali che la salute della gente. Barbati. L'ambiente è una tematica centrale a cui non si può sfuggire, voglio dire. E quindi noi metteremo in moto tutto ciò che è possibile, ad iniziare appunto proprio da un sistema di monitoraggio, possibilmente per la rilevazione dell'inquinamento appunto delle acque, dell'aria, inquinamento elettromagnetico e quant'altro. Questo vorremmo farlo sicuramente, sta a cuore a tutti noi, voglio dire, la salute dei nostri concittadini e non solo di quelli, perché parliamo di Valle del Sabato, quindi in un contesto più generale. Assolutamente meriterà tutta la nostra attenzione. Vi lascio gli ultimi 30 secondi per rivolgervi direttamente ai pratesi e perché dovrebbero votare Bruno Petruzzelli, Uniti per Prata Futura? Beh, direi non tanto e non solo per quello che ha combinato la precedente amministrazione.
ma soprattutto per, diciamo, la competenza e la coerenza che abbiamo dimostrato in questi anni. La stessa coerenza e competenza che quindi ci conferisce una credibilità che altri non hanno, e penso quindi che invitare gli elettori pratesi a votare, la mia lista, significa praticamente mettere, diciamo, il futuro in cassaforte. Perché scegliamo Prata, Lino Barbati? Scegliamo Prata perché amiamo Prata, l'amiamo da sempre e siamo completamente al servizio della nostra comunità e vorremmo esserlo per i prossimi 5 anni. Questo è il motivo fondamentale per cui scegliamo Prata. Peraltro, voglio dire, ritengo che tutti, non solo io, non solo Bruno, ma tutti coloro che si sono candidati, vadano ringraziati per l'impegno che si vanno ad assumere, perché sappiamo bene i tempi che corrono. Però, ripeto, torno a dire, scegliamo Prata perché amiamo Prata. In bocca al lupo ad entrambi, ancora grazie per aver accettato il nostro invito al confronto, spero vi siate trovati a vostro agio e abbiate potuto esprimere quelli che erano i contenuti che state trasmettendo in questi giorni di campagna elettorale ai pratesi. Ci rivedremo naturalmente dopo l'11 di giugno, noi seguiremo passo dopo passo l'evolversi di queste elezioni, in bocca al lupo ad entrambi. Grazie a quanti lavorano dietro, alle telecamere, ai registi, ai tecnici, ai colleghi della redazione. Ci rivediamo sempre su questi schermi con un sindaco per...